Un buongiorno e un buon inizio di settimana, carissimi amici all'ascolto. Oggi è lunedì 16 maggio, che il Signore vi possa benedire in questa settimana che sta iniziando e che soprattutto ancora in questa nuova settimana possiamo imparare quanto il Signore ha in serbo per ognuno di noi. E la meditazione di questa mattina, tratta dal meraviglioso tesoro del Vangelo, si intitola Priorità impellente. E andiamo a leggere in Luca, capitolo 9, il versetto 59. A un altro disse: Seguimi. Ed egli rispose: Permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Al secondo è Gesù che rivolge un invito. Proviamo ad esaminare la sua reazione. Ciò che quell'uomo obiettava era di per sé lecito, ma il momento appariva inopportuno. Qualcosa di più importante del funerale del proprio padre reclamava un'attenzione immediata. Ci sarebbero state molte persone in grado di organizzare le onoranze funebri. In quel momento, invece, era presente la carenza di operai per l'opera di Cristo e quindi si presentava una priorità ben più impellente. Impariamo da queste parole a non permettere alla famiglia e ai doveri sociali di interferire con il nostro dovere nei confronti di Cristo. I figli del Re dei Re dovrebbero ribadire con la propria condotta che il mondo a venire è la realtà che occupa i loro pensieri più di ogni altra cosa. L'opera del Maestro li attende e ad essa deve essere riservato il posto principale nei loro cuori. Infine, Gesù risponde a una terza persona che si era offerta di seguirlo. Questo aveva anteposto all'offerta della grazia una propria esigenza, peraltro anch'essa plausibile. Ma quel diniego mostrava che il cuore di quell'uomo non era totalmente arreso al servizio di Cristo e quindi non era ancora pronto per essere un discepolo. Da questa risposta impariamo che è impossibile servire Cristo con un cuore diviso. Se ci volgiamo indietro e privilegiamo qualsiasi aspetto della vecchia vita, di fatto non siamo adatti ad essere discepoli. Gesù non dividerà il suo trono con nessun altro, neppure con i nostri parenti più cari. Egli vuole tutto il nostro cuore, perché sa che diversamente non avrà nulla. Senza dubbio dobbiamo onorare il padre, la madre e amare tutti coloro che ci circondano, ma quando l'amore per Cristo e quello per i familiari entrano in collisione, Cristo deve avere la priorità. Può essere doloroso schierarsi contro coloro che amiamo, ma questo a volte è necessario alla nostra salvezza. Che il Signore ti possa benedire. Amen.